Senti, ma è vero che quando hai incontrato Philip Branson per la prima volta eri arrabbiata, non volevi vedere nessuno, non volevi parlare con nessuno, non volevi Sì, innamorarti di nessuno, è avevi detto vero. basta. Sì, è vero, avevo chiuso. Eri arrabbiata anche con lui quella sera? Credo di sì, ero arrivata a un punto in cui mi ero resa conto che volevo starmene veramente da sola e che non potevo continuare ad avere appuntamenti. E che la mia vita era davvero bellissima. Avevo una famiglia davvero meravigliosa, splendidi amici di vecchia Sì. Perché data. Avevo due gatti, anche una bella casa non mi e dici il loro nome? Io adoro i gatti. Boxer, Sì. che è un bel maschio, e Miss Davis, che è la Miss femminuccia. È Davis! una storia meravigliosa quella di Miss Davis. Stavamo costruendo una sala di proiezione nel seminterrato della mia casa Sì. e io mi trovavo nel South Carolina, stavo girando Let's Dance. In quel momento ero sul set, sono andata su tutte le furie e dissi al telefono: dovete assolutamente demolire il soffitto oggi. E continuavano a rimandare di giorno in giorno, così gli dissi: lo voglio giù per oggi, urlando al telefono, ma non so bene perché. Demolirono il soffitto e tutto quello che c'era cadde giù insieme a Miss Davis e a 10 altri gattini. Però lei era l'unica ad essere rimasta ancora viva. Ma è Soffriva incredibile. di mancanza di ossigeno, era denutrita, completamente stralunata, era quasi morta, poverina. Aveva gli occhi enormi quando è venuta fuori, perché chiaramente non mangiava, aveva poco ossigeno ed era magrissima. Caduta dal soffitto di un cinema, con gli occhi più grandi della testa, l'abbiamo chiamata Miss Davis, come Babs Davis. Fantastico, Da ma è allora è rimasta con fantastico. noi, in fondo ci è piovuta dal soffitto. Senti Sharon, torniamo un attimo a quando hai incontrato Phil. Tu eri Sì, arrabbiata, volevi ma stare da ti sola dirò con i tuoi gatti che mi e... piaceva la mia vita. Sono andata avanti per circa 2 anni, credo. E sono anche andata a tutti gli appuntamenti di gala regolarmente da sola. E ti assicuro che mi piaceva molto di più che non andarci con un tipo qualsiasi che magari aveva già i suoi problemi da risolvere. Sì. Andarci da sola era molto meno complicato. E poi hai visto Phil. Sì, l'ho visto. Ed è stato allora che capii che lui era veramente molte delle cose che gli altri fingevano di essere e che non erano. Per me era molto destabilizzante, a livello emotivo il film mi sconvolgeva. Gli reggevi dentro e quindi quando hai deciso di riprovarci direi che ha funzionato perché alla fine vi siete sposati. Lui è stato, diciamo, molto determinato con me. Credo che lui fosse Sì? molto più sicuro di me. Era lui che teneva le fila. Lui è riuscito in qualche modo a trasmetterti una forza o comunque un qualcosa che tu non avevi prima di incontrarlo. Quello che voglio dire è che, in altre parole, forse non mi sono spiegato bene, c'è stato fra di voi uno scambio reciproco di pensiero. Oh, sì, Il certo, sì. sentimento c'è, ma oltre a Sì, ho questo... capito, lui è anche il mio migliore amico. È davvero una persona in gamba, un uomo veramente interessante. Per il tipo di vita che ha deciso di vivere sono davvero pochissime le cose che non ha visto. Quindi lui non si lascia molto, come dire. Di sicuro non si lascia impressionare dal mondo del cinema, da Hollywood e così via. Lui è molto orgoglioso del mio lavoro, Sì, ma certo. riesce a vedere il mio lavoro solamente come Un lavoro. un lavoro, senza dar retta al... Allo Esatto, non gli interessano proprio queste cose. Ad esempio, non andrebbe mai alle serate mondane se non fossi io a pregarlo di Ho venire. E io capito. naturalmente non glielo chiedo spesso perché a lui davvero non gli interessa. Quindi possiamo dire che per te è stato un bel cambiamento avere una persona su cui poter contare, che ha una storia molto diversa dalla tua, che non ha gli stessi problemi che forse hai avuto Sì, tu. è così, lui non ha nulla da guadagnare dal mio mondo, lui ha la sua vita, il suo lavoro, i suoi successi. Prima mi dicevi che passavi da un appuntamento all'altro, era proprio così? Ma tu non puoi essere davvero quella grande mangiauomini senza scrupoli che la stampa ci ha descritto, perché Lascia mi che ti sembra dica una impossibile, cosa, tu sei così. finché non trovi quello giusto, vuol dire che tutti gli altri non lo sono. Certo. Perlomeno questo vale per me. Capisco. Quando è che ti sei accorta che eri una star? Ci deve essere stato un momento in cui ti sei detta, eccoci sono una star. Dirò che il successo iniziale di Basic Instinct mi sembrava fantastico, ma pensavo che fosse destinato a finire.
E invece adesso, Beh, adesso lo sei. a distanza ormai di un paio d'anni, come dire, io sono sempre rimasta una star da quel momento. E da allora mi sono sorpresa che il successo restasse. Pensavo che sarebbe andata come Total Recall, un grande successo che piano piano si è affievolito. Adesso Sharon Stone ormai non è più, come posso dire, nell'occhio del ciclone, grazie a Dio. È come è stato invece all'inizio, perché non succede a nessuno, è No, logico. certo che Per no. farti un piccolo esempio, DiCaprio probabilmente sta per uscire da questa fase. Rimani nel vortice solo per un po', poi alla fine vieni scagliato lontano. Sì. E quindi l'abilità sta nel mantenersi in gioco. Se vediamo il mio caso, dovevo sfruttare bene il successo che avevo per poter continuare a lavorare come artista, diventare un'attrice migliore, poter avere accesso a copioni migliori, con registi migliori, attori migliori con i quali crescere, perché il mio obiettivo era durare a Credi lungo. di esserci riuscita? Adesso ce l'hai il potere di ottenere tutte queste cose? No. Non ancora. Direi di no, sai, il cinema è cambiato così radicalmente negli ultimi, diciamo, 2 anni. Sta attraversando un enorme periodo di transizione, così gli studios non lavorano più come una volta, no? Sai qual è la cosa che mi ha sempre colpito di più di te, guardandoti anche solo nei film oppure leggendo qualche intervista che hai rilasciato ai giornali? È la tua totale indifferenza verso la bellezza. E questo anche se tu sei veramente bellissima, e perfino in alcune tue battute, non ricordo in quale film, tu stavi camminando lungo un corridoio e dicevi: no, non ti puoi permettere certe cose intorno ai 35 anni. Oppure un'altra volta hai detto: no, non ho intenzione di fare quelle foto per Playboy, mi pare, non ricordo, con una macchina. Con una macchina a colori, perché dopo i 20 anni resisti solo al bianco e nero. Sì. Tu sei così, così, sempre così schietta e così diretta. E questa Sì, ma io non cicatrice qui, credo questa che. piccolissima Sì. cicatrice che è qui, cos'è? D'accordo. Non ci proverei, altrimenti comincio anch'io. Ascolta, secondo me se ti fai prendere dalla convinzione di valere qualcosa solo perché hai 20 anni o Sì? 30, o forse per un uomo Sì, è 40, un'idiozia. Certo. saremmo entrambi già finiti. Bisogna essere coscienti Ma che tu non sei puoi. bella. Ma anche tu hai la tua profondità e il tuo fascino personale. Purtroppo non puoi misurare il tuo fascino in modo così superficiale. Tu non avresti potuto condurre un'intervista dello spessore di quella di oggi, quando avevi 40 anni. Perché prima non sapevi quello che sai ora. Prima non ero in grado di recitare come posso recitare adesso. Per esempio, quando ho fatto Basic Instinct. Quello era quel momento e tu devi sempre saper dare il meglio di te in quel momento. E se non sei completamente te stesso, non potrai dare il meglio. Perciò se io fingessi di non avere 40 anni, ma di averne 30, non darei il meglio perché non sarei me stessa. Se fingessi di non aver vissuto l'esperienza che mi ha causato questa, perché non è tanto la Ma non si nota cicatrice. neppure, io stavo scherzando, Sì, devo ma non averlo è. letto da qualche Il parte. punto non è la cicatrice, è l'esperienza. Sono d'accordo. Noi abbiamo le rughe. Perché? Vogliamo dimenticarci che ce l'hai perché forse hai riso per più di 20 anni? Hai forse scordato la bellezza di ciò che significano? Se ti guardi e dici che non le vuoi, allora chi sei? Sì. Certo, l'esperienza, ma vedi, si fanno così tanti errori nel corso della vita. Ci sono degli errori di cui sei profondamente pentita e che non rifaresti se potessi davvero ricominciare tutto da capo? Lo so che può sembrare una domanda banale, ma. Forse un Perché? po' meno d'arroganza. Pensi di essere stata arrogante? Per via, beh, ovviamente perché mi sentivo insicura. Sono stata arrogante. Purtroppo ci sono stati dei momenti in cui volevo così tanto raggiungere uno scopo, un fine, che addirittura non mi sono nemmeno accorta della fragilità delle persone che avevo di fronte. Lì sono stata molto arrogante, mi sono pentita. Cosa che ha il suo fascino, voglio dire, anche la fragilità ha il suo fascino, non credi? Alla fine è l'unica cosa che interessa. A conti fatti guardiamo solo la vulnerabilità di una persona. Non è affatto solo una questione di mera spavalderia o di quanto sei spiritoso con gli amici che fa di te una persona interessante.